Beh, intanto quanto brucia enormemente, perché in un campionato così difficile, un campionato così equilibrato, aver avuto la pazienza e l'equilibrio tattico contro un buon avversario, contro un Perugia che è anche in ottima condizione fisica perché vince in maniera episodica contro l'Ascoli al 92esimo, pareggia il derby su calcio di rigore a tempo scaduto, quindi vuol dire che c'è una squadra in condizione, in salute. Quei punti fanno morale e classifica. Noi con la parola le due parole equilibrio e pazienza eravamo riusciti a stare in gara, a segnare nel momento cruciale della partita e lì la devi portare a casa perché la partita era vinta. Subire i gol in quel modo fa molto male, è una situazione episodica, però questa parola nel campionato di Serie B è determinante nel centro classifica e nell'umoralità che poi succede nelle varie piazze, nelle squadre. Devo dire però che la squadra ha avuto una reazione a due prestazioni negative al di là dei risultati. Abbiamo cercato comunque di arrivare all'attacco con buone geometrie dei due centrocampisti, con un buon equilibrio di Vitale e Gatto sugli esterni. Non bisogna subire gol, perché quando non subisci gol, comunque la partita la porti a casa. E oggi, al di là del merito del Perugia di averci creduto, noi con un po' più di mestiere dovevamo riuscire, quindi il mestiere è quello che rispondo all'ultima parte della domanda, cos'è successo? Se noi teniamo un attimo la palla o rimaniamo nel centrocampo avversario o da mestieranti si subisce anche il fallo, la partita è finita. È inevitabile, cioè la vittoria, oltre che aiutare a vincere, dare morale, dare classifica, dà entusiasmo. Però la squadra devo dire che in un momento non facile ha avuto un buon impatto, ha avuto un buon equilibrio ed è stata paziente. Poi è chiaro che la stoccata sotto porta, la grinta sotto porta per come manovriamo, possiamo accentuarla. E in quel momento lì l'entusiasmo totale deve arrivare al 94esimo, visti i 4 minuti di recupero, non è arrivato perché su questo traversone a difesa schierata abbiamo subito gol. Sarebbe troppo facile colpevolizzare qualcuno, non l'ho mai fatto, anzi. Ho detto ai ragazzi, bravi per l'equilibrio tattico, bravi per la compattezza del gruppo, usiamo di più il mestiere, avremmo non solo oggi, ma anche in altri momenti sicuramente molti più punti. Oggi i punti sono 23, non per piangerci addosso o per ricercare degli entusiasmi particolari, però 3 anni fa la Salernitana ha girato a 21, l'anno scorso ha girato a 24, ora siamo a 23 con 3 partite alla fine del girone d'andata. Dobbiamo lavorare sodo, fare il meglio che possiamo, perché questa squadra l'ha dimostrato. Le rimonte finali subite sono un dispiacere, ma è altrettanto vero che noi ne abbiamo fatte anche 7 a favore nostro. Viene minato, però oggi la squadra ha risposto con equilibrio e pazienza, sono state le due parole. Come ha equilibrio la nostra curva e tanta pazienza perché ci sostiene. Questo è un segnale molto forte per l'attaccamento alla maglia. Come sono attaccato io, come sono attaccati coloro che lavorano con me e anche i ragazzi. Lo sconforto era il significato di un attaccamento. Io da qui parto. Se guardiamo il trend delle ultime partite, è vero, è assolutamente negativo, ma oggi da qui dobbiamo ripartire con un po' più di mestiere, con un po' più di abilità, con un po' più di scaltrezza e sempre con il senso del gioco, perché la squadra oggi comunque sul piano del gioco ci ha provato, è arrivata discretamente bene ai 30 metri dalla porta, là davanti era la sottoporta. Noi volevamo uscire sui laterali e penso che Gatto e Vitale abbiano toccato più abbastanza palloni. A sinistra con Vitale andavamo sia in profondità sia tra le linee, a destra l'abbiamo fatto un po' meno. Non snaturo nessun giocatore, non è un problema di modulo perché Boccalon doveva stare molto vicino a Rodriguez e prendere palla nel centro-destra da tre quarti destro, la palla a raso terra. A volte l'abbiamo fatto bene, a volte l'abbiamo fatto meno bene. Però bisogna lavorare anche cercando a volte l'errore dell'avversario. In certi momenti noi nei primi 25 minuti del primo tempo abbiamo cercato sempre la giocata filtrante corta e per 2 volte o imprecisione nostra o abilità dell'avversario la palla non è passata. È mancato quell'ultimo passaggio e la stoccata nei 25-30 metri finali. Ma è mancata la vittoria che ormai ce l'avevamo, questa è la verità, è il mio grande rammarico.